ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dalla pastora Erika Tomassone. Care sorelle e cari fratelli, buona domenica e buon avvento. Ecco, la prima candela è già accesa. Vi parliamo infatti oggi di un tempo speciale. Preparate la via del Signore. Rallegratevi e rallegratevi molto, perché il Signore è vicino. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Preghiamo. O Dio, quanta paura la notte del mondo, il buio delle coscienze, il buio della ragione. Quanta paura ci fa il ritorno di Caino, la nostra pochezza, la forza con cui ci chiudiamo in noi stessi contro gli altri, la falsità e l'ambiguità delle nostre aperture. Eppure abbiamo fortemente bisogno di te, o Dio, che tu ti apra la strada fino a noi e ci liberi, che cacci il buio e porti la luce. Amen. Leggiamo il Salmo 24, Salmo di Davide. Al Signore appartiene la terra e tutto quello che è in essa, il mondo e i suoi abitanti, poiché Egli l'ha fondata sui mari e l'ha stabilita sui fiumi. Chi salirà al monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? L'uomo innocente, di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con il proposito di ingannare. Egli riceverà benedizioni dal Signore, giustizia dal Dio della sua salvezza. Tale è la generazione di quelli che lo cercano, di quelli che cercano il tuo volto, o Dio di Giacobbe. O porte, alzate i vostri frontoni, e voi, porte eterne, alzatevi, e il Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? È il Signore, forte e potente, il Signore potente in battaglia. O porte,
alzate i vostri frontoni, alzatevi, o porte eterne, e il Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? È il Signore degli eserciti. Egli è il Re di gloria. Carissimi e carissime, aprire, aprirsi. Questo è il verbo dell'Avvento, aprirsi a Dio, affinché Egli entri in mezzo a noi, giunga fino ai nostri cuori. Apriamo quindi i nostri cuori al Dio che vuole raggiungerci. Sembra facile, è il tema dell'Avvento, è compiuto a Natale, ma non è per niente facile. Noi infatti viviamo di aperture, anche bellissime, di curiosità, di desiderio di conoscere altre persone, altre tradizioni. E poi viviamo terribili chiusure, per paura, per indifferenza. Noi non siamo i soggetti sicuri di ogni apertura, perché tanto ci apriamo e con più forza ci chiudiamo. Ma il Salmo 24 ci dice che oltre noi ci sono delle porte eterne, chiuse, che solo Dio può aprire, che solo Dio decide di aprire. E Avvento allora è apprezzare questo Dio che lui sì è capace di aprire porte e di aprire se stesso. Apre le porte eterne, apre se stesso per amore, esce dalla sua eternità e dalla sua gloria e entra nell'umanità, nel nostro mondo. Noi apriamo noi stessi la porta del nostro cuore solo perché Dio apre la sua porta e sconfina, abbandona la sua dimora e decide di essere con noi. Ma quando queste porte eterne vengono aperte, chi entra? Chi entrerà? Chi ci troveremo davanti? E chi troveremo davanti a noi stessi se apriremo la nostra porta? Entrerà il Re di gloria. Ma chi è il Re di gloria per noi? Chi è il Re di gloria di questo periodo di Avvento? Lo ripetiamo come lo dissero i primi cristiani. Il Re di gloria che entra una volta aperte le porte eterne è una persona, un uomo concreto, è il Nazareno, è il figlio del falegname, è il figlio di una donna che si chiama Maria, è un innocente di mani, un non violento, un puro di cuore, l'unico essere umano veramente aperto verso il nostro mondo e l'unico che veramente può essere un frammento di mondo aperto in mezzo a noi. Non siamo quindi noi con qualche balenio di buona volontà o qualche residuo di bontà o di buon senso che possiamo aprirci a Dio senza evitare le nostre parziali chiusure. È sempre solo il Re di gloria, colui che è capace ad entrare e ad aprire per noi lo spazio del vivere con Dio.
Questo ci porta a dire: noi viviamo per opera di Dio, noi viviamo davanti a Dio e non nascosti. Noi viviamo con Dio, perché a Dio appartiene tutta la terra. Dio apre le porte eterne e arriva nell'umanità e con noi vuole rimanere. Amen. Ci raccogliamo in preghiera. Nostro Dio, mentre apprezziamo e ci rallegriamo della tua forza di aprire porte chiuse e di giungere fino ai nostri cuori semiaperti o totalmente chiusi, noi ci rallegriamo e ti chiediamo: liberaci sempre da noi stessi quando noi stessi siamo la nostra prigione, quando non abbiamo così facilità di tendere una mano, compiere un gesto amorevole, vivere nella gratuità. Ti preghiamo per tutti coloro che in questi giorni trovano porte chiuse, porte materiali concrete e anche porte affettive. Ti preghiamo per tutti coloro che a causa delle porte chiuse hanno perso ogni speranza. Ti preghiamo, se tu vuoi, chiamaci al tuo servizio affinché dopo aver sperimentato l'apertura dei nostri cuori possiamo andare verso gli altri e sostenerli. Ogni cosa noi ti chiediamo nel nome del Signore Gesù e ti diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza, la gloria nei secoli dei secoli. Amen. E vogliamo salutarci con la benedizione che viene dal Signore. Il Signore ci benedica. Il Signore alzi il suo volto verso di noi, illumini la nostra vita. Il Signore ci prenda per mano e ci conduca lungo il suo cammino. Amen. Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dalla pastora Erika Tomassone.